Oggi è arrivato quel cazzo di fottuto momento dove distruggeremo il film The Dark Side of Dimension. Quindi, iniziamo subito. Se date un piccolo sguardo dietro le carte dei giocatori, potete vedere che la grafica utilizzata non è quella della prima serie, ma è quella che viene utilizzata da Zexal in poi. Le carte Mostro, Mago Nero, Drago Bianco Occhi Blu e Obelisco il Tormentatore vengono immortalate in questo film con un artwork alternativo. E io devo ammettere di aver pianto tanto quando ho visto questa cosa. Nella serie originale, durante l'ultima puntata, possiamo vedere il puzzle del millennio cadere integro all'interno del pozzo, cosa che ovviamente non accade durante un flashback nel film, perché ovviamente nella nuova versione del film il puzzle si divide di nuovo. Durante i vari duelli possiamo vedere i vari personaggi utilizzare un nuovo tipo di Dueling Disc e un Dual Gazer. L'unico problema è che il Dual Gazer compare solo da Zexal in poi. Considerando poi che gli attacchi e gli effetti dei mostri fin dalla prima serie erano reali, soprattutto poi nel duello finale che è un vero e proprio duello delle ombre, e quindi è solo una cosa inutile, fuorviante e che va contro la storyline. I vari duelli svolti durante il film vengono fatti con 8.000 life points rispetto ai soliti 4.000. Questo è stato fatto per rendere i vari duelli più dinamici, ma no, lasciamo stare. Se ci sarà mai un nuovo film su Yugi e fanno di nuovo una cosa del genere, mi cavo gli occhi. Yugi attiva la carta magia 1000 coltelli e dice a Kaiba che darà una coltellata al suo mostro. Kaiba però, dal canto suo, gli risponde che gli darà un altro mostro da tritare. L'errore qua lo possiamo ritrovare nel fatto che tritare ed accoltellare non sono sinonimi. Questo non so se può essere definito un vero errore, ma sicuramente è un orrore, in quanto Kaiba non usa il suo vero mazzo, ma usa delle carte olografiche. E diciamo, la prima volta che ho visto sta cosa mi è preso un po' un mancamento, tipo un principio di infarto, perché questo era proprio quello che non volevo vedere. Il nuovo Dueling Disc creato da Kaiba, da come ci viene da lui affermato, ha la capacità di ricreare strategie, movenze e aspetto fisico di Atem. Solamente che alcune carte e strategie utilizzate durante il duello olografico dallo stesso Atem non erano mai state utilizzate nella serie originale e quindi quelle potevano essere solo carte e strategie di Yugi. In più, visto che questi Dueling Disc potevano ricreare l'aspetto di Atem, spiegatemi perché ad Atem vengono messi i bracciali in oro, quando possiamo vedere che a fine film questi bracciali non ci sono quando Atem ricompare. In questo film possiamo vedere che Mokuba viene disegnato in maniera differente rispetto alla serie originale e se li compariamo tra di loro sembra anche cresciuto, cosa che ritengo abbastanza improbabile considerando che sono passati solo 6 mesi. Durante il primo duello tra Kaiba e Diva, quest'ultimo afferma che i mostri non possono essere evocati mediante la normale evocazione, ma tramite l'evocazione dimensionale. L'unico problema è che Obelisco del Tiranno viene evocato tramite tributo. Kaiba, sempre durante il suo primo duello contro Diva, durante la draw phase non pesca. Infatti, l'unica carta che pesca, la pesca grazie a scontro portale. Infatti, questa carta ferma l'attacco, in più gli dà la possibilità di pescare una carta. E se si tratta di una carta mostro, anche di evocarlo. Anche se poi lui alla fine pesca Obelisco il Tormentatore da terra e lo evoca tramite tributo. Durante il film, in un flashback, ci viene mostrato come Bakura entra in possesso dell'Anello del Millennio, dove possiamo vedere suo padre ottenere l'oggetto del millennio da Shadi, e da lì poi passerà in mano a Bakura che lo aveva seguito. L'unico problema in questo caso è che è tutto fondamentalmente falso. L'Anello del Millennio venne portato a Bakura durante una spedizione fatta dal padre, che glielo acquistò in un mercatino. Inoltre, se ci fate caso, le due versioni del padre di Bakura sono completamente differenti. Infatti, nella versione del film ha la barba e sembra molto più vecchio. Durante il film possiamo vedere che lo spirito dell'Anello del Millennio si impossessa di Manny e di Diva, solamente che lo spirito che si annidava all'interno dell'anello, Zork l'Oscuro, è stato sconfitto e distrutto da Yugi, e quindi questa cosa ovviamente non poteva avvenire. Sera, durante un dialogo con Yugi, afferma che dentro la scatola d'oro ci sono tutte le carte più preziose del faraone, solamente che le carte che ci vengono mostrate non sono mai state utilizzate dal faraone, ma solamente da Yugi, in quanto quando Atem se ne andò, quelle carte non facevano parte del mazzo.
Durante il film possiamo vedere alcuni telefoni cellulari utilizzati dai vari personaggi e vediamo infatti che sono tutti telefoni touch, cosa secondo me abbastanza improbabile visto che questo film è ambientato solo 6 mesi dopo l'ultimo duello tra Yugi e Atem, considerando che nella serie utilizzano cellulari paragonabili al Nokia 3310. Kaiba, durante lo scontro finale, parla al pubblico come se tutti conoscessero la storia del puzzle del millennio, mentre in realtà a conoscere la storia sono solamente lui, Yugi, i loro amici e Diva. Diva afferma che durante un duello dimensionale, quando viene distrutto un mostro, non si prendono danni da battaglia, ma danni pari all'attacco del mostro distrutto. Solamente che quando Diva attacca Soldato Sentinella di Pietra, vengono inflitti danni pari alla difesa del mostro. Dopo la vittoria di Yugi contro Diva, possiamo vedere che torna Bakura, che era stato catturato ed imprigionato. Solamente che anche qua c'è un problema. In primo luogo, visto che è ricomparso lui, non dovrebbero ricomparire anche tutte le altre persone che sono state catturate? In secondo luogo, se ogni persona è tornata nel punto in cui è scomparsa, perché Bakura è ricomparso all'interno dello stadio? Doveva ricomparire dove è scomparso. Durante ogni singolo duello possiamo vedere che ne parte successivamente uno di seguito, solamente che non mi sembra di vedere nessuno che riprende le proprie carte dal terreno e dal cimitero per rimetterle nel mazzo e poi mischiare, ma vabbè, facciamo finta di niente. Durante il duello tra Yugi e Kaiba possiamo vedere Yugi evocare Mashmakaron in posizione di difesa. Il problema in questo caso riguarda la carta che si trova sotto al mostro, che in questo caso è coperta. Mentre nella serie originale, quando un mostro veniva evocato, che sia in attacco o in difesa, aveva la propria carta scoperta. Diva, durante il duello contro Yugi e Kaiba, afferma di essere capace tranquillamente di distruggerli, solamente che senza combattere non ci sarebbe stato gusto. E quindi avviene il duello finale. Ok, quindi Aigami poteva vincere e alla fine ha perso. Ma ho un modo migliore invece di dire sta frase di merda? Nessuno è venuto in mente? Va bene. Nel film, per la prima volta, si parla di perdere la vita, cosa che nella versione orientale non è un errore, perché è sempre stato così, mentre nella versione occidentale si è sempre parlato di Regno delle Ombre. Nel momento in cui Atem ricompare e rientra dentro il corpo di Yugi, possiamo vedere che la giacca che indossa è appoggiata solo alle spalle, cosa a mio parere non del tutto logica perché fino a 5 secondi prima Yugi la indossava. E non credo che Atem in quella frazione di secondo se la sia tolta e sistemata come diceva lui, anche se oggettivamente era molto più figo. Yugi, a fine film, afferma che il faraone ha augurato a lui e a tutti i suoi amici tutto il bene possibile. Anche se vogliamo essere fiscali, non si sono parlati. Sì, ma hanno condiviso lo stesso corpo e si sono parlati nella mente. No, raga, sì, può essere così, però no, bisogna essere fiscali. Non si sono detti niente. Dopo lo scontro con Diva, Yugi e Atem si rincontrano. Stranamente però sono alti uguali, cioè non dovrebbe essere un errore perché condividendo lo stesso corpo hanno la stessa altezza, anche se in realtà nella serie Atem è più alto di Yugi. Il faraone a fine film distrugge gli oggetti del millennio, solamente che qualcosa non porta perché l'oggetto di Aigami è considerato l'ottavo oggetto del millennio. Quindi mi spiegate perché non distruggerlo e lasciarlo a Kaiba? Per creare così poi un finale che lasciamo stare. Perché Kaiba, durante l'ultima puntata, ha affermato che il vero re dei giochi è Yugi, non Atem. E quindi è un finale del cazzo. Ok ragazzi, abbiamo finito. Penso che più di così non posso distruggere questo film, tranne forse il fatto che non vengono spiegati gli effetti. Ma vabbè, lascio a voi il giudizio finale su questo film. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e vi ricordo anche che qua sotto, se ci volete passare, ci sono anche i miei social. Quindi ragazzi, state amazing e noi ci rivecchiamo sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!